Amore Azzurro. Il sabato dalle 11 alle 12.30 e il mercoledì dalle 17 alle 18. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone, in piazza Cavour 145, Napoli. Mignone rende più dolce la vita. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Zampa Viaggi è a Napoli in Viale Farnese 25. Zampaviaggi@gmail.com. Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case. Abbiamo con noi una bella donna, una brava giornalista, insomma, e finalmente apriamo il microfono a Veronica Riefolo. Buongiorno. Ciao, Veronica. Ciao ragazzi, finalmente, ben ritrovati. Ben ritrovata a te, ci manchi da un bel po' di tempo, insomma. È vero. Gli impegni ti tengono sempre lontana dai nostri microfoni. Veronica, veniamo subito al calcio. Veniamo a queste ultime tre partite che il Napoli deve affrontare. Sono tre finali. Sono tre finali e soprattutto compariamole con quelle che saranno le tre finali della Roma. Come vedi la cosa? Sicuramente il Napoli sta messo meglio a livello di calendario, insomma, di turni, e quindi ha solo da andare a fondo e cercare di concludere questa stagione, anche se chiaramente non può farlo in maniera tra virgolette rilassante, perché sono proprio tre vere e proprie finali, a prescindere da quelli che poi saranno effettivamente le squadre che incontrerà. Già per esempio la partita di lunedì sera contro l'Atalanta è stata importante, perché insomma in quella giornata dopo Genoa-Roma, insomma, capiremo veramente come ci dobbiamo comportare con l'Atalanta e insomma quello che sarà. Quella già una giornata molto quasi fatidica. Speriamo che la Roma, insomma, che poi dovrà incontrare anche il Milan, che finora non ha fatto un grande suo campionato, speriamo che non tiri fuori il genio proprio contro la Roma. Diciamo che il calendario ci aiuta, ma il problema del Napoli in questo momento è un altro, è più un problema, diciamo, secondo me, di stanchezza più che fisica, anche mentale, insomma, perché la nostra squadra ha avuto tanti scontri diretti che l'hanno caricata psicologicamente tantissimo, proprio stancata mentalmente. Purtroppo da questi scontri diretti non siamo quasi mai usciti vincenti, quindi è più un fatto psicologico che, diciamo, di turno, secondo me. Senti, e questa partita appunto con l'Atalanta di lunedì sera, come dicevi poco fa, una partita, ritorna qui a Napoli Eddie Rea, il nostro ex allenatore, con una squadra che non ha nulla o quasi nulla più da chiedere a questo campionato. Il Napoli invece la deve vincere assolutamente. Quali insidie può nascondere una partita del genere? Ti ripeto, il Napoli è nervoso, affronterà questa partita con nervosismo, perché adesso il secondo posto è a dir poco una questione, non voglio esagerare però, di vita o di morte, perché adesso in queste tre partite si discute tutto, si discute quello che sarà il mercato estivo, si discute quelle che saranno le scelte di De Laurentiis in merito al ritocco di alcuni ingaggi, si capisce soprattutto se andiamo in Champions, questo sappiamo oramai benissimo, che da questo dipende anche l'umore e forse il futuro di Higuaín nella nostra squadra. Il Napoli sarà nervoso, questa può essere l'insidia. Veronica, io invece, dando uno sguardo a quello che il Napoli che sarà della prossima stagione, cosa serve, al di là, al netto degli evidenti errori arbitrali che hanno condizionato anche questa stagione, per colmare il gap con la Juve? Cosa serve al Napoli secondo te? Senti Claudio, sicuramente è una squadra un po' più forte. Io non penso che questa non lo sia e non abbia fatto un ottimo campionato, secondo me anche, insomma, migliore della Juve, però è un discorso societario, Claudio. La Juve alle spalle è una società diversa, è inutile che ci giriamo intorno, con una mentalità diversa. Ovviamente io sono una di quelle che pensa che la Juve ha vinto il campionato anche e soprattutto per una serie di episodi favorevoli, chiamiamoli così per non polemizzare, che si sono verificati nei loro riguardi, però per me è la società che fa la differenza, Claudio. Senti, dando uno sguardo oltre manica, quello che potrebbe accadere quest'oggi, se non oggi, nelle prossime settimane con il Leicester, ha davvero del clamoroso. È una favola del calcio moderno che davvero sembra un sogno. Te l'aspettavi? È facile dire che non potevi in qualche modo aspettartelo, ma sarebbe possibile in qualche modo una cosa simile in Italia, secondo te, oppure no?
Mi devi scusare, non ho capito la prima parte della domanda, Claudio. Una favola come quella dell'Ester in Italia sarebbe possibile secondo te? Al momento no. La nostra è una serie diversa. Voglio dire, insomma, noi abbiamo avuto episodi di squadre Cenerentola, però sono state delle meteore. Il fronte è diverso. Senti, per chiudere, qualcuno paventa un possibile, non dico divorzio, ma una divergenza di vedute per diversi aspetti tra l'età tra De Laurentiis e Sarri. Pare che ad esempio De Laurentiis non abbia gradito l'utilizzo soltanto parziale di gran parte della rosa azzurra, un certo nervosismo delle con ultime la Roma, intendi? No, in generale, non soltanto con la Roma. È un certo nervosismo di Sarri nelle ultime partite che avrebbe in qualche modo disorientato la squadra. Chiaramente sono solo ipotesi, ma è fantacalcio ipotizzare un divorzio tra Sarri e il Napoli secondo te? Oppure insomma qualche rischio, considerando che De Laurentiis è uno che ci ha abituato in questi anni a colpi di scena, potrebbe anche esserci? Guarda, è vero, i colpi di scena li abbiamo avuti, però io escludo che Sarri possa abbandonare la panchina azzurra per questi motivi. I motivi possono essere altri, di magari non si accordano sull'ingaggio, magari Sarri adesso è in forte ascesa, può essere rapito da una proposta più allettante da parte di un altro club, però io non credo che ci sia attrito tra di loro. Io penso che Sarri abbia comunque superato le aspettative anche del presidente, sono convinta che il presidente questo lo sappia, non credo che ci siano state pressioni nei riguardi dell'allenatore e da parte dell'allenatore nei riguardi dei calciatori, non lo penso assolutamente. Lui anzi ha valorizzato tanti ragazzi che fino all'anno scorso si trovano in grosse difficoltà, quindi credo che al di là di quello che può essere, come ti dicevo, lo stress psicologico, perché però siamo arrivati con questo stress adesso? Perché noi abbiamo avuto lo scudetto in mano per tanto tempo, abbiamo perso tutti gli scontri diretti importanti e questo innervosisce, ma innervosirebbe chiunque. Questo non vuol dire che c'è nervosismo a monte, è una conseguenza. Arriviamo adesso chiaramente un po' tesi, perché sarebbe un peccato, un vero peccato, non conquistare il secondo posto, sarebbe veramente un delitto. Significherebbe insomma vanificare tutte le grandi prestazioni che ha fatto questa squadra quest'anno, ma è solo un fatto di agonismo. Io non penso che ci sia attrito tra il mister e il presidente. Veronica, prima di salutarti, ricordaci il tuo appuntamento con la tua trasmissione su Giuri TV. Grazie, sì, noi siamo in diretta il venerdì sera a partire dalle 21 su Giuri Italia, che è il canale 19 del digitale terrestre, anche su Sky all'819, sempre dell'Italia. Bene, Veronica, ti ringraziamo, ti lasciamo alla tua bella giornata. Ciao, 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 ciao. Buon lavoro. Ciao, 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 grazie. Bene, chiudiamo il collegamento con Veronica Riefolo di Giuri.